Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, eccoci tornati sul MyClub di PES 2017 e guardate qui che ho appena preso, ragazzi. Ho preso Luis Enrique, l'ho trovato a 610 monete MyClub, ne avevo 650 e quindi ho potuto comprarlo e gioca col 4-3-3, che è uno dei miei moduli in assoluto preferiti. Ragazzi, qui dobbiamo fare punti richiesti 5 per completare, quindi poter prolungare il contratto. Ok ragazzi, prima di andare avanti facciamo un solo ball opening con i migliori di ottobre, vediamo cosa ci esce. Eccoci qui, vediamo un po' ragazzi, io ovviamente beccare un pallone nero è praticamente impossibile. Spingiamo ora, beccherò sicuramente un argento. No, di uno solo ragazzi, non c'era il nero. Porca miseria, che abbiamo preso? Ma che sta merdata? Whelan, Irlanda, 32 anni, ragazzi, malissimo, una cagata di ball opening. Ok ragazzi, allora siamo in divisione 11. Visto che ho preso Luis Enrique, che è un allenatore nuovo, quindi bisogna fare almeno 5 punti, proseguo in divisione 11 questo episodio. Non vado in divisione 10, così magari riesco a fare qualche punto con Luis Enrique per poi andare in divisione 10 con già Luis Enrique, che ha ottenuto il suo obiettivo, e giocherò ovviamente con una squadra rimaneggiata. Quindi andiamo a vedere chi sarà il nostro primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci contro il nostro primo avversario del giorno. Dopo tipo 20 anni sto facendo la muffa ad aspettare e vediamo un po' la squadra che ha lui. Allora, Isaacson in porta, Socrates, Gosten, Franz, Nelson, Semedo, Varis, Wiggins, Gnabry, anzi André Gomes ha messo ora, Aguero e Marquardt, non so come cazzo. Ah no, ha messo Dzeko addirittura ora. Quindi Dzeko, Aguero ragazzi. Invece io ho Padelli, Dan, Gil, Kovacek, Durnovo, Whelan, Lemina, Maier, Mateus, Takova e Haller, una squadra di merda rispetto alla sua, quindi parto già svantaggiato. Vediamo come va. Ah, l'ovvero le 364 lui prima di queste modifiche e 379 io, perché i furbacchioni dopo aumentano il livello di overall. Andiamo avanti. Ok ragazzi, la partita inizia, primo pallone suo, debutto per Luis Enrique. Io c'ho praticamente la merda in campo ragazzi, quindi non mi aspetto nulla di che da sta partita. Giusto per allenamento. Ecco qua subito lui che parte in avanti. Vedete, già mi ha dato 800 km di stacco. E c'è subito il gol in 1-0. Niente ragazzi, sto con una formazione troppo debole rispetto alla sua. Spero di non subire una goleada. Andiamo avanti, dobbiamo già rimontare. Non è dentro. Attenzione qui, controllo, bellissimo il tiro. C'è il pareggio. C'è il pareggio. Incredibile ragazzi, abbiamo pareggiato dopo pochi minuti. Kartahova, incredibile ragazzi, pareggio immediato, uno pari, palla al centro, bravissimo Maier, ha visto lo scatto di Mateus che è velocissimo, Mateus è velocissimo, allora Mateus ancora, Mateus può provare il tiro, c'è il 2-1, che euro gol di Mateus, 2-1 per noi, siamo in vantaggio, incredibile, 2-1, problemi di lag. Ero lascio qua del difensore, che poi toglie ancora palla, pallone dentro e c'è il miracolo. C'è il miracolo del difensore ragazzi, ma il lag mi aveva scombinato tutto. Guardate che fortuna, poi c'è il tiro fuori. Ora ragazzi, sta attaccando ovviamente ora. Attenzione qua, palla dentro, Padelli ancora, poi il tiro, la deviazione, stiamo soffrendo ragazzi. Stiamo soffrendo tantissimo. E qua guardate che errore. Guardate che errore, Padelli, c'è il pareggio. Errore del terzino destro, che ovviamente ragazzi non ho una buona difesa. È pareggio, nulla da fare. Ora lui ancora galvanizzato dal pareggio. Ancora lui dentro, Padelli, c'è il palo fuori. E dai con sti cazzo di errori. E dai fuori. Ragazzi, i miei terzini fanno cagare, fin troppo però. Finisce il primo tempo ragazzi, un primo tempo combattuto, ovviamente l'avversario sta dominando. Infatti guardate, due tiri io e due gol tra l'altro, 7 tiri lui e siamo due pari. Sto soffrendo con questa squadra scandalosa. Vediamo come va il secondo tempo. Pallone messo dentro, esce il portiere che lui sfugge la palla e poi c'è il miracolo del suo portiere. Il miracolo, porca troia, il miracolo. C'è ancora l'avversario che prova ad andarsene, sfonda sempre così il colpo di testa fuori. Di pochissimo, vicinissimo al 3-2 il nostro avversario.
Attenzione qua, errore di Gil. Prova il nostro avversario dentro il gol. C'è il gol. Ma che gol di merda, ragazzi, veramente. Con questa formazione non farò mai punti. È troppo rimaneggiata. 3-2 per lui. È nulla da fare, ragazzi, fuori, ma non riusciamo a fare più niente. Attenzione qua, bella azione. Proviamo subito a darla dentro, c'è il colpo di testa, c'è il pareggio. Arriva il pareggio, ragazzi, con Brienza. Infatti, vedete, trofeo guadagnato di serie di lusso, 3 pari. E qua lo fermiamo. No, era sulla palla. Era sulla palla. E qui ogni volta i rinvii sono sempre di merda. Il tiro fuori di pochissimo. Ragazzi, i difensori spazzano sempre di merda. Sempre. Aguero, 1-2. Ovviamente la difesa non si... Padelli non so cosa abbia fatto. Comunque ha salvato, ragazzi, per fortuna. Cross. Entra ancora il nostro colpo di testa parata. E su questo rinvio di Padelli finisce la partita 3 pari con una formazione scandalosa contro uno dei tanti furbacchioni che mettono una squadra più debole e dopo la rinforzano, così lo vero risulta più basso per fare punti facili, furbacchioni di PES. Comunque, ragazzi, 3 pari, andiamo a vedere subito chi sarà il nostro secondo avversario e primo punto ottenuto con Luis Enrique. Eccoci qui, ragazzi, contro il nostro secondo avversario, ovvero il 412 contro il nostro 380, e si mette in campo con Masip, Mancien, Kana, Eliseu, Kair, Rog, Wilena, Damianovic, Shaqiri, Alex Teixeira e Babacar, il Kuma. Noi, ragazzi, abbiamo la stessa formazione di prima. Andiamo a vedere come andrà questo secondo e ultimo match dell'episodio. De Minas sbaglia, attenzione che l'avversario gioca bene. Gioca bene l'avversario, tiro il gol. Ragazzi, subiamo sempre gol subito. Nulla da fare. Haller prova il tiro, Haller! Miracolo del portiere. Grande tiro dalla distanza di Haller. Corre un pallone dentro, anticipato. Lemina può provare il tiro, Lemina al volo, ancora la parata. Ancora la parata, il miracolo ancora. Grande tiro però di Lemina. Attenzione, pallone al centro. Colpo di testa anticipato di Lemina. Ancora noi, pallone ancora, il tiro è fuori di pochissimo. Attenzione qua, angolo. Dopo una delle tante cagate dei difensori che non riescono poi a tenere la palla in campo, il tiro fuori. Ha sfiorato anche lui il gol in questa occasione. Ancora pallone nostro. Pallone messo dentro, colpo di testa che non arriva, poi la palla rimane lì, ancora la parata. Deve fare una statua al portiere. Ancora cross dentro, colpo di testa sulla linea, ancora porta vuota e non ci credo. No, non ci credo, non può essere, non può essere. Attenzione qua, ancora il pallone, ma ragazzi, non può essere vero. Questa cosa qui non è vera. Attenzione qua, dribbling, slalom, è fuori. Ma non ci credo, ma cosa ha preso il portiere? Cosa ha preso il portiere? Attenzione, pallone dentro, palo fuori. Ha sferato il gol con il Kuma Babacar. Attenzione qua, colpo di testa dell'avversario. Su questo colpo di testa finisce un primo tempo giocato abbastanza bene. Abbiamo avuto una buona reazione. Lui ovviamente, ragazzi, è inutile stare qua a dire, ai giocatori più forti. Nonostante tutto, guarda, 9 tiri io e 5 lui. Però lui ha preso anche un palo, è più pericoloso in avanti. Cercano nel secondo tempo, ragazzi, di provare almeno a pareggiarla. Vediamo come va. Attenzione qui, lui che se ne va col pallone basso, Padelli, molto bravo, la blocca. Qua errore da parte sua, attenzione a Mateus. Mateus il tiro, rimpallato, porca troia. Ancora pallone dentro, messo fuori. Ma la palla rimane a lui che prova il tiro, stavolta è fuori di parecchio. Attenzione qua, prova il tiro l'avversario Padelli. Attenzione qua, ma no, ho sbagliato tasto, porca puttana. Ancora Lemina. Ma che cosa cazzo ho fatto? Finisce la partita, ragazzi, 1-0. Nel secondo tempo non è successo quasi nulla. Ecco qua, 11 tiri noi e 8 lui. Quindi 2 tiri nel secondo tempo e 3 lui. Ok, ragazzi, questo è il tabellone. Vedete, abbiamo 3 sconfitte e 2 pareggi. Anzi, 3 pareggi, 3 sconfitte e una sola vittoria. Purtroppo, ragazzi, a livello difensivo non ho trovato nessuno. Anche quando faccio gol opening offline trovo sempre merda. Quindi non riesco a rinforzare la difesa. Ragazzi, comunque, se il MyClub vi sta piacendo, lasciate un like, commentate, condividete il video se avete fatto, iscrivetevi al canale. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social network. Ci vediamo al prossimo episodio. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!